Grandi ti ho sempre stimato. Che poi è così, creano dei mostri. Guarda, adesso non lo voglio, non voglio parlare del sito web della community, ma c'è questo sito web community che non fa altro che. Non fa altro che sono tutti stronzi, dicono un sacco di bugie, il giornalismo è finito, quello videoludico è un problema, chissà che cazzo, sembra che sposta la fame nel mondo, no? Poi vengono, se fanno vedere le bugie, se fanno vedere, te fanno pure le domande, postano il video sui loro canali e se sorprendono che sotto quel video in cui ti hanno fatto tre domande e ti hai fatto quattro battute, c'è una pletora di commenti in cui dice: avete fatto un'intervista a sto stronzo? Ah, mi siete caduti! E la vostra guerra dov'è finita? Tutti così, no? E poi ti dicono: no, non lo so perché hanno reagito così. Hanno reagito così perché avete costruito una community di merda. E per non guadagnare 2 lire, perché non guadagnate nemmeno 2 lire con 30 iscritti, avete creato un astio generale contro chissà che cosa. Sembra che uno parla dei massimi sistemi, che poi alla fine vi si ripercuote contro. Quando crei un pubblico di odiosi, livorosi, alla fine non puoi pensare, non puoi pensare che le cose vadano diversamente. Game is dead on arrival without Game Pass. Laugh out loud. You should have just taken the Game Pass money, then you would have a bit of a player base that would actually end up buying the game. Ugh. So, first of all, I just want to say from the bottom of my heart, thank you to everybody who has already pre-ordered our indie game. It honestly means so much that I can't, words don't do it justice, but honestly it means so much to us that you believe in. Grandi ti ho sempre stimato. Che poi è così, creano dei mostri. Guarda, adesso non lo voglio. Game is dead on arrival without Game Pass. Laugh out loud. You should have just taken the Game Pass money, then you would have a bit of a player base that would actually end up buying the game. Ugh. So, first of all, I just want to say from the bottom of my heart, thank you to everybody who has already pre-ordered our indie game. It honestly means so much that I can't, words don't do it justice, but honestly, it means so much to us that you believe in us and what we're making, and you know, us as a team as well, as we're not a large team. We're just six indie devs. We're not a large corporation. We don't have millions or billions of pounds of budgets here and there. We're just six best friends who are making our dream game. We're finally bringing it onto our dream console. And just because it's not on Game Pass doesn't mean that it's not, that it should be completely dismissed or that you shouldn't give it a try or just start throwing out comments that nobody's gonna play it and this and that. You know, at the end of the day, support indie devs, support games also that aren't on Game Pass. Game Pass is great, has its perks, but not every game is necessarily the right fit for it, you know. And yeah, there's nothing more I can say. I'm sorry our game isn't on Game Pass, but it isn't. It's you pay for the game and put a lot of effort into it, a lot of effort and heart and soul into it, and we believe it's a fair price. And I don't know what else I can say. Game is dead on arrival without game.
Salve a tutti, come ogni lunedì ci vediamo riuniti in questo, la solita live del lunedì, me l'ha detto mio cugino. Dalle prossimi lunedì probabilmente comincerete a vedere delle piccole modifiche in questo format. Chi lo sa, vedrete delle modifiche, vi dico solo questo, che probabilmente qualcosa, qualcosina cambierà questo format. Probabilmente forse vedrete più gameplay, non lo so, stiamo valutando. Valuteremo un po', vedremo un po' come va. Voi che mi raccontate intanto? Che mi raccontate? Allora, non so da dove cominciamo. Oggi abbiamo vari spunti di cui parlare. Io mi devo sfogare su tre argomenti, macro argomenti, ma ovviamente da quello che mi direte in chat o quant'altro risponderò di conseguenza nel caso. Ciao Phantom, ben arrivato. Io partirei anche dal discorso, come al solito, per non essere troppo dispersivo, quant'altro. Voglio ripetere alla gente che ogni volta che mi attacca nel privato mi viene a dire che poi entreremo nel discorso, vari discorsi oggi, questa live. Cioè, qui io, come tutti gli altri, abbiamo fondato Cugin, non vogliamo sostituirci ai giornalisti. Cioè, a me mi fa ridere ogni volta che mi viene detto: quello che stai facendo non è corretto, dovresti fare in questo modo. E i consigli che mi vengono dati sono proprio le cose che mi stanno altamente sui cosiddetti. La cosa che mi vengono consigliati da fare, le robe come comportarmi, sono proprio le cose che non mi piacciono fatte dagli altri. Perché io mi domando, ok? Io so cosa c'è il meccanismo dietro, la gente fa click e quant'altro. Però io dico: ma volete provare ad educare le persone, a far conoscere le cose? Che poi io mi ritrovo che quando dico una cosa, chi percepisce il mio messaggio non capisce di che cosa sto parlando, perché effettivamente mancano le basi, manca l'ABC dell'informatica, l'ABC del videogioco, la conoscenza del passato del videogioco manca a molte persone. E non è che dovrei farla io, però purtroppo. Sto anche ragionando questo, di veramente di tornare agli inizi, come se la gente non sappia cosa sia un videogioco, perché è veramente assurdo certe volte le robe che mi trovo, anche perché la cosa che mi dà fastidio dei siti di informazione, dei content creator, che io lo faccio come hobby, ok? Io posso dedicarci, vi giuro, al massimo 1 ora, 2 ore al giorno a questo lavoro, a questo hobby. Quindi sia trovare le news, fare le news, tenere in sito il portale web, correggere eventuali bug del portale, fare queste live frontali, farvi conoscere, scoprire nuovi videogiochi da portarvi, perché io faccio anche ricerca. Io sto tutti i giorni, mi guardo Kickstarter, mi apro Steam, mi apro, cosa apro? Twitter. Sì, Twitter anche. Per l'appunto ho scoperto un po' di giochi e vi ho fatto scoprire su Twitter. Mi sa che Luca iCode l'ha scoperto anche lui su Twitter, per esempio. Quindi passiamo delle ore anche nei momenti morti del lavoro a scovare questi nuovi titoli. Ma abbiamo veramente poco tempo per dedicare alla divulgazione del videogioco. Mentre questi qua, come il tizio che ho messo all'inizio della live, il video, che fa tanto il gradasso, quant'altro, però voi avete 8 ore al giorno, venite pagati o avete uno stipendio di 8 ore al giorno, poi per carità, può essere che nel modo che dico io non si produce, però può essere che non c'è un modo per bilanciare la cosa. Cioè, la cosa che mi snerva è che sembra che non ci sia un modo per bilanciare tutto ciò. Quindi loro fanno 8 ore e non hanno il tempo di fare indagini, di darvi un'informazione corretta, di fare divulgazione nel modo più corretto possibile. Loro 8 ore al giorno non so che cosa ci fanno. Perché loro potrebbero creare discorsi, creare rumor o leak diretti dai diretti interessati, cioè potrebbero indagare per bene e quindi avere l'informazione indagando come l'abbiamo noi di solito. Semplicemente indagando sul web, avere l'informazione corretta e scrivere una notizia. Alla domanda che fa il pubblico, la query, rispondere in modo corretto, non con rumor per rumor di rumor dell'altro, del tizio che ha parlato su Twitter col Nick Bambina Ribelle, cioè dai. Avreste il tempo di confermare le notizie, di verificarle, le fonti e fare un articolo decente con 8 ore al giorno che lavorate.
E inoltre, voi potreste anche direttamente, io dico, voi che fate i siti, come faccio io? Io vado direttamente a intervistare le persone, porca puttana. Io che non sono un cazzo di nessuno, vado là e vado a chiedere perché è uscito sto problema. Molti non mi rispondono perché effettivamente non sono una testata accreditata, sono un ragazzo qualsiasi. Però io provo a fare le domande e certe volte rispondono questi sviluppatori. Quindi loro invece non si prendono la briga di fare le domande a chi lavora nell'industria, ma la fanno per tramite il PR. Cioè, il PR non ti potrà mai dire la verità sul videogioco in corso, il videogioco sta andando a puttana, gamba all'aria. Le soffiate non ti arriveranno mai se ti basi sui PR. E non c'è niente di male nell'utilizzare le soffiate quando sono concrete per far sapere un'informazione al compratore, all'acquirente. Un'informazione reale. Invece loro riportano solo quello che gli dice il marketing di riportare. E a me questo mi fa impazzire. Veramente mi fa impazzire. Eh sì, effettivamente non guadagno niente. Sì, io con questo portale, con tutto quello che faccio attualmente, non ci guadagno niente. Ma lo faccio perché tengo a cuore il videogioco e mi piacerebbe far conoscere il videogioco alle persone, far sì che le persone si appassionino al videogioco. Ma invece si è creato un sistema dove le persone non sono più appassionate al videogioco. Lo usano solo come strumento per altro. Anche chi scrive nei siti, per me, pensano che sia il videogioco, per me è un prodotto di serie Z. Anche i content creator che fanno le marchette in quel modo spudorato, fanno ragionamenti così idioti senza divulgare. Io comincio e credo che non c'è altra spiegazione a tutto ciò. Cioè, la cosa che mi snerva, può essere che io, Luca, tutta la redazione di Cugin riesce a fare delle analisi sulla fotografia di come sta l'industria dei videogiochi oggi meglio di chi dovrebbe informare, meglio di un content creator che è specializzato da anni e viene pagato per parlare di videogiochi, meglio di un sito web. Può essere che riusciamo a fare un'analisi migliore sempre noi? Eh no, non me ne frega un cacchio che voi dice. Però ovviamente voi sì, avete il bonus prestigiosità che vi è dato dai numeri grandi e quindi vi rende rispettabili anche se dite delle minchiate stratosferiche, come più volte ho fatto notare nei miei short, perché ci sono dei dati oggettivi come che possono essere usati per confutare le vostre minchiate. Mentre io quando dico una cosa o chiunque di noi dice qualcosa, ovviamente veniamo sempre insultati perché abbiamo tanti iscritti su YouTube e mi dicono: se eri una persona valida, le tue opinioni avresti avuto anche tu tot di iscritti. Ma probabilmente non sono un bravo imbonitore, probabilmente non è fatto per me recitare davanti a una cam, non lo so, ma di certo abbiamo dimostrato col sito e più volte con i nostri articoli di prenderci in pieno, senza dover, non abbiamo mai fatto ad oggi delle vere smentite riguardo agli articoli che abbiamo fatto, le dichiarazioni anticipate di argomenti che stavano per accadere. Non abbiamo mai fatto una smentita sul sito. Andate a vedere qualsiasi nostro articolo, non abbiamo né fatto smentite, non ne abbiamo cancellati, abbiamo anche, perché io praticamente quando faccio un articolo che non sono certo delle fonti o comunque del mio ragionamento, lo passo alla correzione a Luca e Barbara. Luca e Barbara mi fanno le pulci, le contropulci e mi fanno vedere se ho fatto un errore. Quindi l'articolo esce anche dal correttore di bozze da questo sito. Esce con un correttore di bozze che mi corregge nel caso se ho fatto degli errori. Degli errori fattuali. E vi dico tranquillamente che io e tutti gli altri ragazzi non abbiamo mai sparato cavolate. Anche quando andavamo a senso. Perché abbiamo fatto sempre dei ragionamenti, studiando delle cose, abbiamo fatto delle speculazioni, delle idee su quelle speculazioni. Ci abbiamo quasi sempre preso. Non direttamente, non preciso certe volte. Però
perché abbiamo provato a divulgare, abbiamo preso tutte le informazioni che abbiamo, le abbiamo ragionate, le abbiamo divulgate. Voi cercate, io mi è capitato spesso di subire attacchi indiretti, perché ovviamente non ti possono mai, un big non ti potrà mai citare, perché se ti cita ti dà visibilità e non vuole darti visibilità il big. E ho ricevuto sempre degli attacchi dicendo che io sono un deficiente, le persone come noi che fanno queste robe siamo tutti deficienti, che diciamo cavolate, assurdo, ha detto che quella cosa... Ha detto quella cosa, no, è bugia, non può essere così, è un ignorante quello là. E poi, caso strano, dopo mesi, dopo anni, esce la verità, nero su bianco, e ogni volta, ogni fottuta volta, qui, in questi lidi, nei lidi dove mi vedete partecipare, presente, ci prendiamo sempre. Non siamo veggenti, siamo semplicemente le persone che si informano, si acculturano e divulgano a voi le informazioni. Che effettivamente non è compito vostro tutto ciò. Vi prendo per esempio Ubisoft, il disastro Ubisoft, che c'era malcontento all'interno degli studi Ubisoft, che c'era un trattamento di mobbing all'interno di Ubisoft. In Italia ne abbiamo parlati per prima noi, e noi già lo sapevamo, però abbiamo aspettato ovviamente che lo dicesse anche un Chris Kerr, uno Schreier e altre robe, altri giornalisti che hanno il tesserino di giornalisti, perché noi non possiamo, ci rischiamo una diffamazione riguardo quelle informazioni. Però abbiamo catalogato tutti i ragionamenti per cui siamo arrivati che Ubisoft stava per andare in disastro. Primo maggio, questo mese, parliamo di una cosa recente, Luca aveva predetto che i conti di Square Enix sarebbero stati in rosso, sono usciti i dati, effettivamente ha perso Square Enix il meno 70%. Luca non è un veggente, ha semplicemente elaborato delle informazioni che gli sono arrivate e ha fatto il suo articolo. Vogliamo parlare di Blue Box Game Studios? È esplosa quella polemica, tutto, che dicevano è il nuovo gioco di Kojima, Kojima Marketing. Io, Luca e nonno ci siamo messi, abbiamo cominciato a scavare, in una giornata abbiamo trovato tutta l'informazione. Il rumor poteva essere morto il giorno dopo, ma invece un Mottura stava lì a ripetere no, sono io, sono un genio, questo è Kojima per forza, deve essere Kojima. Porca di una puttana, c'erano tutte le prove che non c'entrava niente Kojima e Blue Box Game Studios sono dei cavoli di truffatori con i soldi dello Stato olandese probabilmente, non lo so. Comunque sono dei tizi che ogni tot anni se ne uscivano con queste robe. Poi per giunta non fanno scoperta dei videogiochi. Lì fuori c'è molti sviluppatori indipendenti che hanno problemi a farsi pubblicizzare. Per l'appunto qua leggete il commento di Michael, che lui sta sviluppando Skyrim. Io sarò felice appena potrà pubblicare una demo. La mostrerò, come ho fatto con Corrupt, come ho fatto con Soul Spectrum, Soul Tolerance, come ho fatto con tanti titoli. Come Luca è andato a cercare iCode, un altro sviluppatore come il nostro Michael, che è uno sviluppatore singolo che si sta facendo il mazzo così. Vi parlerò di Archeoage, vi parlerò di tanti giochi che vado a scoprire, tra cui abbiamo, per esempio, è capitato che io in Italia sono stato il primo a parlare di Ghost Runner, e è arrivato al secondo capitolo. Io l'ho beccato Ghost Runner, come era un titolo di quelli da All In, il publisher che seguo, che hanno pubblicato questo teaser trailer semplicemente senza dire niente, e io mi sono messo a coprirlo perché ho pensato che Ghost Runner poteva essere un prodotto valido. Palworld, ci ho creduto fin dall'inizio ed è esplosa come bomba, cacchio Palworld, però tutti l'hanno deriso in Italia. Cioè può essere che non hanno la capacità di scoprire, di fare discovery dei nuovi prodotti. Cioè voi avete 8 ore al giorno, io non ce le ho 8 ore al giorno, io con 8 ore al giorno vi tiravo articoli su articoli. Io lì mo c'ho un altro articolo che era Trench Tales, che è un gioco ambientato nella guerra mondiale alternativa con tipo i mostri, con i demoni. Che fighissimo come gioco su Kickstarter. L'ho scamato, l'ho beccato su Kickstarter e ci farò una news. Trepang 2, io l'ho beccato quando lo sviluppatore stava ancora
Cyberpunk 2 in stato embrionale, il titolo. Avevo appena fatto una demo con una stanza solo, potevi giocare solo la meccanica di shooting. Ondate in Cyberpunk 2. E io l'ho beccato là, io chi cacchio sono, non sono nessuno. Loro invece no, hanno aspettato che arrivasse nelle mani del publisher Team 17, così come Ghost Runner hanno aspettato che arrivasse su 505 Games prima di poterne parlare, perché se non c'è un rapporto di amicizia col publisher, loro non si azzardano a parlare. Oppure se loro sono abituati a muoversi attraverso gli ADV, ovviamente non potrebbero mai parlare di un prodotto gratis, se no perdono il senso delle ADV. Quando invece è totalmente sballata la situazione, loro dovrebbero essere autoriali e sono le aziende che dovrebbero andare da loro disperate, non essere loro schiavi, che loro fanno tanti gradassi, ma loro sono tutti schiavi di queste dinamiche ormai. Quindi non è che fanno, loro sono solo delle prostitute. Anzi, c'era un articolo abbastanza interessante di Gameplay Café, che è proprio dedicato a Serino, che descrive, prende esempio Serino, però lo amplia a tutti. Questi qua sono tutti delle prostitute essenzialmente, soprattutto intellettualmente, non si tratta di denaro, ma proprio intellettualmente sono delle prostitute. Lo vediamo anche ultimamente col caso della chiusura degli studi, perché lì hanno fatto tutti un ragionamento errato totalmente. Io London Studio ammetto che anch'io mi sono incazzato, London Sony di qua, merda di qua, Sony. Però poi ci ho ragionato che effettivamente London Studio era un cadavere che camminava da anni, quindi era già strano che rimanesse ancora in piedi. Io mi comincerò forse a incazzare se tutto a un tratto decidono di chiudere Housemarque, perché Housemarque mi puzza come sta perdendo persone. O Firesprite, che manco è nato, pubblicherà il gioco e poi chiude. Allora, lì bisogna incazzarsi, mentre London Studio effettivamente è come la chiusura dei famosi quattro studi di Bethesda, che pure lì l'ipocrisia, che infatti sono stato attaccato perché ho spiegato in modo nudo e crudo la verità su quegli studi. E poi ovviamente sì, non c'ho la bacchetta magica, non c'ho la verità infusa, però può essere che molte dinamiche questa gente fa finta di non vederle. Molti mi dicono, no, devi dargli il beneficio del dubbio, loro sono idioti e sono ignoranti, ma io non voglio credere che tutta sta gente che sta nei siti è ignorante, perché se stanno là qualcosa la sapranno. Cioè, io penso che sono arrivati a quei livelli proprio perché sanno di quello che parlano. Però, boh, per dinamiche fanno gli ignoranti. Però, come ho detto, voi potete andare a vedere qualsiasi news in anticipo. Noi abbiamo sempre predetto tutto, cioè abbiamo sempre predetto, che poi non è manco predire, abbiamo semplicemente raccontato la verità dei fatti, che così com'è. Cioè Luca ha fatto una fotografia il 1 maggio di Square Enix, vabbè, ha fatto il titolo clickbait Square Enix è fallita, poi nella fine dell'articolo dice probabilmente vedremo i conti in rosso di Square Enix a fine mese quando vorranno uscire, e infatti ci ha preso, ma non è che ci ha preso, ha semplicemente ha unito i punti alla fotografia ed è uscita la storia. Semplicemente io penso che chi fa sto lavoro, che deve scrivere, raccontare del videogioco, deve solo fare una fotografia e raccontarla, non ci deve dare pareri personali e niente, ok? Poi ci possono essere delle speculazioni, per esempio in corso stanno mie due speculazioni. Una, che Windows 12 verrà montato, arriverà un aggiornamento che ti mette Windows 12 su Xbox, o comunque la prossima console Xbox sarà una roba Windows. Quindi ecco perché i rumor che dicono Steam che girerà su Xbox. Non è che girerà Steam su Xbox, è che Steam girerà su Windows e la nuova console Microsoft avrà Windows installato. Finalmente ci sono arrivati dopo tanti anni, io quello ho pensato. E soprattutto Snapdragon X, da dichiarazioni degli eventi, perché il problema è che questi qua poi non è che guardano gli eventi dell'informatica in generale, cercano di carpire, no, loro videogioco, publisher, basta, chiude là il mondo. Però poi c'è la presentazione degli Snapdragon X Elite e non riescono a unire che Snapdragon X Elite può essere montato su una consolina, e Snapdragon X Elite
se vai a vedere le caratteristiche di datasheet, sheet con due, vedrete che è potente, più potente di Series S. Quindi, cacchio, se Series S ti fa girare Hellblade 2, cazzo, lo Snapdragon X, cioè, ti fa girare lo stesso il tutto il parco titoli. In più, ci avrà la cosa che c'ha Windows, cioè, cazzo, non ci arrivate. O Linux, vabbè, potrebbe essere che poi ci saranno i dispositivi Android basati su quello. Però comunque è una potenza di calcolo spaziale. E quindi ho fatto questa speculazione. Vedremo se ci ho preso. Così l'altra speculazione che ho fatto, che Kojima, questa infatti questa l'ho proprio sparata, ma perché ho immaginato delle dinamiche. Quindi questa è una roba alla Schreier che mi è andata di culo probabilmente, perché avevo un po' di informazioni sparse e ho detto che Kojima probabilmente PlayStation 5 sta facendo uno stealth game. Cazzo, ha presentato che esiste sto stealth game. Cioè, non me lo sono sognato. Ho avuto delle informazioni, ho guardato delle cose, ho guardato il profilo di Kojima, perché nel profilo di Kojima tutte le cose che pubblica, li lascia, quello là, si diverte a fare sto gioco degli indizi. Però può essere che tutti ci hanno visto Silent Hills, ma nessuno ci ha visto che sta sviluppando da capo uno stealth game. E poi ho unito i punti di Refn e ho pensato che probabilmente sarà lo script di Refn di questo Yakuza sordo muto. Quindi vedremo se ci ho preso, che è lo script del di Refn, che non ha mai mandato in produzione. È uno script che aveva solo abbozzato, un pitch di idea che aveva abbozzato Refn tanto tempo fa. Aveva abbozzato questa idea di fare o un film o un prodotto, non aveva mai specificato se è un fumetto, basato su uno Yakuza muto, sordo muto. O su uno, sì. No, aspetta, su un soldato stealth, vabbè, su un ex Yakuza che attraverso lo spionaggio cerca di combattere la Yakuza che è sordo muto, ok? Quindi ho visto che Kojima per me stava sviluppando uno stealth game e unito, per me probabilmente il pitch è quella l'idea, uno stealth game con un sordo muto, quindi vedremo se ci ho preso. Queste due cose rimangono appese delle robe che ho. Poi sto seguendo giochi come Night Runner, come iCode, stiamo seguendo Better Than Death. Tanti titoli stiamo seguendo. E poi questi titoli, poi comunque buona parte diventano di culto. Il problema è che nessuno le passa. Se tu scrivi sui siti web, ti metti a scrivere un qualsiasi gioco di questi che ho citato, non trovi una cavolo di news, niente. Perché infatti a me su Cugin Hill sta facendo un sacco di click, proprio perché nessuno ne ha parlato in Italia di Hill, e Hill sembra veramente un prodotto fuori di testa. Che poi a me la cosa mi dà fastidio, come ho detto, loro non sono ignoranti, perché il problema è che loro, io credo che abbiano perso la passione. Hanno perso la passione. Tutto qua. Quindi noi facciamo semplicemente un lavoro di divulgazione con passione, e quindi probabilmente per quello facciamo un lavoro più accurato. Loro sembra che nel videogioco non c'hanno più passione, sono proprio schifati. Anche perché molte cose che fanno, che dicono, molte dichiarazioni sono proprio idiote, proprio per il fatto che sono persone ignoranti che non giocano gli indie. Cioè, non li giocano gli indie, non li provano gli indie, non conoscono altri prodotti al di fuori dei AAA o dei basso budget indie. Cioè, Children of the Sun, per me ne hanno parlati perché ormai c'hanno i contatti con i PR Devolver, gli passano le robe, partecipano anche lì agli eventi Devolver, quindi conoscevano Children of the Sun. Mentre altri prodotti per me, tipo Cookie Cutter, che per me è bellissimo, o Sprawl, o American Arcadia, Penny's Big Breakaway, probabilmente quello ne hanno parlato, ne parleranno, perché comunque è 2K in quel caso. Però se non c'è un publisher buono non ne parlano, perché non ne sono a conoscenza, non entrano manco nel loro radar, manco ci provano a spulciarsi la monnezza per trovare una perla da tirar fuori, da dargli la chance, da metterla sotto i riflettori. Perché la cosa che mi dispiace, che io devo capire come crescere in fatto di numeri, è che vorrei mettere sotto i riflettori dei prodotti.
Io spero prossimamente, infatti con queste live del lunedì vorrei cominciare a mettere sotto i riflettori dei prodotti proprio che non hanno nessuno, proprio degli sfiga, prodotti sfigati, che, prodotti validi, che però non avranno mai visibilità per me. Io confido che il prodotto tipo un FPS Arena che porterò il 30, che trovo validissimo, che è quello che poi avete visto all'inizio della live anche, quello è il creatore di questo prodotto, abbia riflettori e diventa popolare perché è un prodotto valido. Perché poi non si pensa che a me la cosa che poi mi snerva anche tantissimo, e l'ho scritto nell'ultimo articolo, che le persone danno carta bianca €80 alla grande azienda. Cioè, alla grande azienda sono disposte anche a comprarsi l'ennesimo remake, l'ennesima remastered, a €80 danno carta bianca all'ennesimo capitolo del brand che magari è più snaturato. Non si può, cioè, siamo arrivati al capitolo 18, 17, 49 di quella saga, che per me ormai ha perso anche il senso del nome della saga, però lì €80 li spendono occhi chiusi al day one. Mentre invece, per l'appunto, l'altra cosa che veramente snerva, che per gli indie le persone si fanno tanti problemi. Cioè, per gli indie dicono, vabbè, se finisce sul Game Pass, se me lo regalano su Epic Games, vabbè, se su Humble Bundle. Cioè, cavolo, per gli sviluppatori indipendenti lì c'è sangue, questi qua hanno buttato sangue per trovare i soldi. Io infatti sono felicissimo per Palworld, quelli là si sono quasi ipotecati la casa per quel gioco che effettivamente è programmato maluccio, però è fatto col cuore, si vede che Palworld è fatto col cuore. Quelli hanno all-in, sono andati quei soldi che avevano fatto col gioco precedente, proprio perché avevano in mente di fare, avevano un'idea in testa, e quelli hanno rischiato tutto e gli è andata bene per fortuna, però gli poteva andare male. E dietro uno studio come Palworld ci sono centinaia di studi che non ce la fanno invece. Cioè, dovremmo pensare anche a questo. Quindi io penso che dovreste imparare a spendere i vostri soldi a cuor leggero su uno sviluppatore indipendente. Invece aspettate che arrivino nel Game Pass, nell'Humble Bundle, o che ci sia uno sconto pazzesco ai prodotti AAA, perché spesso e volentieri molti AAA, passato il primo mese, già crollano di prezzo della metà. Potete comprarlo dopo un mese, non dovete comprarlo day one col pre-order, come se finissero ste cavolo di chiavi. Voi non fate guadagnare gli sviluppatori, tanto l'avete visto, London Studios ha chiuso, Tencent ha chiuso Riot Forge, Microsoft continua a chiudere studi e a licenziare persone comunque. Anche se voi comprate i giochi al day one, voi se comprate i giochi al day one, voi state facendo arricchire i colletti bianchi, bonus, non state aiutando gli sviluppatori. Lo sviluppatore €1000 al mese prendeva e €1000 al mese continuerà a prendere. Forse li potete mantenere il posto di lavoro, sì. Però se non date, io direi che dovete smettere di dare carta bianca alle grandi aziende, a cui non serve la vostra carta bianca, i vostri €80 al day one, piuttosto i 30, 40, €50 al team, allo sviluppatore indipendente che sta credendo un'idea, se magari vi piace quell'idea. Però è anche vero, come ho detto, tornando al discorso di prima, che è un cane che si morde la coda, perché nessuno ne parla. Se voi non sapete che cacchio è Trench, manco io me lo ricordo, aspetta, ho avuto un lapsus, però ve lo dico al volo il titolo. Trench, dove stai? Trench Tales, ecco. Se nessuno vi dice che esiste Trench Tales, quei poracci come faranno a ricevere il vostro acquisto? O la saga di Into the Dead? Poi per fortuna ci sono delle cose assurde che ad oggi sono fuori contesto. Infatti abbiamo visto che un gioco come
Little Kitty Big City ha venduto 100.000 copie in 48 ore, oppure c'è stato Gas Station Simulator, lo stesso che è rientrato nei costi dopo un giorno della pubblicazione, è rientrato nei costi di sviluppo e sta guadagnando, macinando soldi sui DLC, che la gente sta comprando un po' di DLC. Poi, per carità, possiamo discutere sulla qualità dei giochi che hanno successo, tipo anche Contraband Police, che sta avendo un botto, sta guadagnando un botto Contraband Police. Però è anche vero che oggigiorno, per l'appunto, la stampa, i content creator sono stati svuotati del loro potere che avevano, perché ora si è ritornato come negli anni 90 dal passaparola. Cioè, questi prodotti hanno successo col passaparola, pure Palworld. Cioè, Palworld, lo sapete bene. Tutti, la merda, la monnezza, Pokémon di qua, Pokémon con il fucile. Cioè, tutti l'hanno snobbato. Solo Z in Italia probabilmente era quello che stava in hype ogni volta che vedeva un nuovo trailer. Faceva, non vedo l'ora di giocarci. E sapevo anche che era probabilmente un survival game. Un sandbox survival. Poi, tornando al discorso di queste persone, questi che divulgano del videogioco, quant'altro, divulgano la parolona, questi che parlano del videogioco, per quanto per esempio a me due esemplari come Walone e Jabba, ovvero Serino, non mi siano mai piaciuti, io li scansavo gli articoli, appena leggevo che erano firmati da loro li scansavo, perché non ho mai concepito il loro modo di pensare e ragionare. Però comunque avevano un perché all'epoca sul cartaceo, un valore, un Serino, ma pure io per esempio un Pregianza o un Mottura, io ho letto tanti articoli, cioè molte cose che vi riporto alcune volte a voi, probabilmente le ho imparate tramite Pregianza e Mottura, e mi fa sorridere che ora siano degli ignoranti come delle capre, ma proprio ignoranti totali, cioè ignoranti proprio nel senso che ignorano di quello che parlano. È una cosa che mi manda fuori di testa, perché vedere sta cosa che la gente cambia da così a così. Sì, ho fatto apposta, invece così, al contrario. E io penso che comunque a sta gente, come vi ho dimostrato più e più volte, manca la passione per il videogioco. Considero il videogioco un prodotto di serie C, Z. Non gli danno la giusta importanza e non capiscono veramente cosa c'è dietro a un lavoro di uno sviluppatore indipendente. La demo di Skyrim potrebbe arrivare fino a quanto è verificato. La stampa videoludica è praticamente uno zombie che cammina. Ma speriamo, guarda. Oh mio Dio, è così perché hanno avuto, come noi del resto, c'è stata una mazzata perché sta cambiando l'algoritmo. Infatti io sto lavorando sul sito per poter fare delle migliorie, per andare incontro alle modifiche. L'algoritmo, il modo di cercare con l'avvento dell'IA, dei video YouTube, di TikTok, il modo di cercare le informazioni è cambiato totalmente, quindi un blog, un sito non è più potente come prima. Però noi teniamo botta, Michael, perché alla fine noi trattiamo argomenti che non tratta nessuno, quindi i click ci arrivano su quegli argomenti che non tratta nessuno. Però si è ridotto parecchio, cioè noi, anche noi si è dimezzato, non dico dimezzato, però un terzo l'abbiamo perso di click, perché è cambiato l'algoritmo. Quindi a maggior ragione sì, sono zombie che camminano. Già non informano, già ci siamo tutti rotti i coglioni di usarli come fonte di informazione. Infatti ormai tutti andiamo alla fonte, i blog, ormai usiamo questa roba. Però c'è gente che è pigra, che non sa come informarsi, quindi l'obiettivo mio, di tutti noi, è quello, essenzialmente. Sarebbe peggio se lo fanno a poche. Potrebbe essere Refn oppure un nuovo Siphon Filter. Boh. Sai che Siphon Filter io all'inizio ci avevo pensato. Però boh, danno a Kojima Siphon Filter, cioè, poi non lo so se Kojima vuole solo i soldi, è arrivato a un punto che vuole solo i soldi, quindi piega alla sua attività autoriale, perché mi sembra strano, hai capito, che si mette, oh mio Dio, aveva fatto Silent Hills, quindi che non era sua come IP, però boh, Siphon Filter in mano a Kojima, possiamo immaginare e fantasticare, non sarebbe una bella, non sarebbe male fantasticare questa cosa, un ritorno, perché si parla da tanto tempo del ritorno di Siphon Filter, però penso che Siphon Filter glielo fanno fare a Band Studio, perché tutto sommato Days Gone non è così brutto, è solo un po' noioso, ripetitivo, però tecnicamente è un buon gioco, quindi
chissà. Se non glielo danno a Band. Perché anche perché Band sta sviluppando qualcosa. Cioè, non credo stia sviluppando Days Gone 2. Probabilmente sono Band Studio che stanno sviluppando Siphon Filter. Però non ci hanno ancora fatto sapere niente. Speriamo che ci facciano sapere nei prossimi PlayStation roba. Cosa sta sviluppando? Cosa sta sviluppando Band Studios? Mentre Kojima, boh, non riesco a pensare a quella roba. Che sia un Siphon Filter. Cioè, non penso si piegherebbe mai a questa roba. Oggi credo che farò comunque una live corta. Perché ho molto da fare. Prossimamente che cambierò il format. Sì, sì, no, Band Studio, infatti lo dicevo. Penso nel gruppo di gioco con lo scemo, non in quello di Cugin. Praticamente, infatti, cioè, Band Studio sono nati con Bubsy 3D. E poi sono sempre stati lì per chiudere. Cioè, Band Studios, gli ex 989. A parte la versione sportiva che 989 spacca con i giochi da baseball, tanto che è diventata mo' l'azienda quella là, San Diego, su PlayStation, Sony San Diego, che fa solo baseball. Però 9989, che non è non sportiva, quella che faceva per l'appunto, che non faceva né i giochi di Formula 1 né tutte le robe sportive, ma faceva solo Siphon Filter, è un'azienda che con Bubsy 3D ha fatto lo schifo, è quasi fallita, e poi con Siphon Filter è risorta, ha fatto comunque un capolavoro senza che loro sapessero fare un cacchio di programmazione, erano scarse come, cioè, da Bubsy 3D non si sa come sia uscito Siphon Filter, però è un buon gioco, però ha problemi tecnici, però poi praticamente è sempre stato uno studio sull'lì per fallire, cioè è uno studio che sta per essere chiuso da un momento all'altro, ma non chiude mai, cioè riescono sempre a botta di culo a fare quel progetto, farselo finanziare e che va bene, o comunque gli dà aria. Cioè Days Gone per esempio è andato non è andato benissimo, quindi mo il prossimo titolo capace la butto là, sarà un gioco della Madonna che gli farà fare un sacco di soldi a Sony e si salvano nel culo da capo dalla chiusura. Sì, aveva fatto anche dei Twisted Metal, sì. Per l'appunto lì non mi ricordo qual era quello che gli ha. Il 4 forse. Non mi ricordo, mo. Che li aveva messi in crisi. Da capo. Comunque, stanno in uno studio che non vuole mai morire. È immortale. Si salvano sempre per rotto della cuffia, dalla chiusura da parte di Sony. Quindi, bah, io la butto là. Il prossimo titolo sarà un titolo della Madonna. Perché loro attaccano sempre il titolo quando sembra che è quello mortale. O sono delle aziende tipo lavorano meglio quando stanno sotto pressione. Un'azienda che lavora sotto pressione bene. Non lo so. Vabbè, si scherza, si ride su queste cose. È un peccato però che purtroppo vengono chiusi gli studi. Però è anche vero che io quando vedo tutti che si indignano con la chiusura dello studio, più che altro a me dispiace delle persone. Ma se le persone non ci sono più, perché per esempio questa è una cosa che io non comprenderò mai, ed è il discorso delle persone. Cioè la gente pensa allo studio ma non pensa mai alle persone. Cioè le persone fanno un videogioco. Cioè a me dispiace se vengono licenziati le persone piuttosto che la chiusura di uno studio. Perché la chiusura di uno studio, se non ci sono le persone, cioè in Tango, a parte John Johannes che hanno chiuso, e come si chiama, non mi ricordo il nome, maledetto i nomi giapponesi, Yamada, che per chi non lo sa Yamada è tipo il braccio destro di Mikami, che ha lavorato sempre con i progetti dietro, qualsiasi progetto di Mikami c'era sempre Yamada, e quindi io seguo le persone. Cioè, per esempio, l'autrice di Ghostwire Tokyo ha abbandonato lo studio e si è portato un po' di persone. Quindi Tango
aveva già perso, c'era solo John Johannes, basta. E Yamada, probabilmente sì, per carità, sono validi, io sono il primo che mossa, cercherò dove... Però lo studio si era già cominciato a svuotare dei nomi. Così è Arcane ad oggi, a parte la Lione, che c'ha ancora un po' del team originale Arcane, però i capoccia, i creativi migliori se ne sono già andati e hanno fondato Wolfeye Studios. Poi Arcane Austin, che tutti qua decantano di qua di là, è lo studio Battlecry. E lo studio Battlecry era di un gioco di Bethesda online che è stato cancellato. Multiplayer online che è stato cancellato. Quindi parlare di Arcane Austin che è incapace nel multiplayer, andiamoci calmi. Perché comunque loro è un team che è stato creato per sviluppare multiplayer. Ha collaborato a Youngblood, che è un gioco co-op. Ha collaborato per Fallout 76. E ha iniziato lo sviluppo di Redfall, che poi è stato co-sviluppato con Roundhouse. Questo nessuno lo dice. E nessuno dice che Arcane non sono quelli di Prey. Cioè, Prey e Dishonored, sì, ok, hanno lavorato Prey e Dishonored 2. Però lì c'era ancora la mente creativa, tutto il lato di design, di creazione, di ideazione, anche di come lo stavano sviluppando. C'era una supervisione di Colantonio, ovvero uno dei fondatori di Arcane Francia, quello originale. Quindi parlare proprio di loro come grande studio, calmi, che hanno un progetto cancellato, hanno partecipato allo sviluppo del Wolfenstein più odiato, hanno partecipato allo sviluppo del Fallout più odiato da tutti, cioè, e hanno cominciato da zero un progetto fallimentare come Redfall. Quindi, cioè, parliamoci, ok. Uno, loro sanno fare il multiplayer, perché nascevano per sviluppare un multiplayer, lo studio, il multiplayer. E due, non hanno mai portato progetti validi, cioè anzi, non hanno mai fatto progetti in prima persona. Redfall è stato il loro primo esperimento. Poi Roundhouse Studio è stato nascosto perché effettivamente sono quelli che hanno sviluppato The Quiet Man. Quiet Man, per chi non lo sa, per chi non se lo ricorda, è un progetto brutto uscito un paio d'anni fa. Un po' di anni fa. È un videogioco brutto, di quelli proprio brutti brutti, rotti, e quindi non potevano pubblicizzare Redfall sviluppato dagli autori di The Quiet Man. Ovviamente l'hanno un po' nascosta questa informazione, hanno portato avanti l'idea di Prey, gli sviluppatori di Prey, quindi la gente quando ha toccato Redfall si immaginava un gioco perfetto, ma purtroppo, belli miei, era uno studio che comunque era quello che era Austin. Poi, per carità, io nessuno è felice che chiudono gli studi, però io trovo veramente ipocrita da parte dell'utenza che ci si sia lamentati della chiusura degli studi quando invece sono pure i primi che non hanno... Io, è un within, porca di una puttana, non l'ho mai sentito da nessuno, dai, raga. A parte noi, un circoletto chiuso di appassionati. Cioè, Resident Evil lo puoi sentire anche parlare in bocca a tua madre, a tua sorella, al salumiere sotto casa, se lo vai a chiedere, forse Resident Evil lo sanno cosa è, un gioco per la PlayStation, ci sanno rispondere in qualche modo. Ma se gli dice il Within non lo conosce nessuno, porca di una. E soprattutto in Italia Zave, Zavanelli e Luca Forte l'hanno pure stroncato, cioè abbiamo avuto le recensioni negative, cioè il Within è stato stroncato da Zave e da Luca Forte. Quindi di che stiamo parlando? Poi, per carità, voi dite, ma chi cazzo è Zavanelli di IGN? Chi cazzo conta un cazzo, manco Luca Forte di multiplayer? Però fatto sta che quelle due recensioni sono le recensioni che stanno, se le vai a leggere. Tutti poi comunque, anche se hanno preso 8 altrove, comunque dicevano che Within è un gioco noioso, frustrante, troppo difficile. E quindi gli hanno abbassato il voto. Cioè, io dico, da un survival game, che cosa volete? La passeggiata ecologica? Che è normale che ci sia sfida. Però non può essere un difetto. Tu devi dire che c'è la sfida, però non puoi pensare che è un difetto di un survival horror. Poi vabbè, so io. Avrà ragione Zavanelli e Luca Forte, sono più prestigiosi di me, per carità, avranno avuto ragione
a denigrare un videogioco come Within. Però è anche quello il fatto che qua ci si dice Tango, oh, tutti a piangere Tango. Ma chi cazzo l'ha giocato Evil Within? Chi cazzo l'ha comprato Evil Within in Italia? E nel mondo in generale? Perché ovviamente come c'è Luca Forte Zavanelli, cacchio si chiama quello, può essere che lo sto sbagliando il cognome di questo qua, di Zave. Può essere che questi, come in Italia c'è, ce ne sono pure all'estero stati quelli come a loro, che non hanno capito. Però è il punto, quindi non ci si può piangere sul latte versato di una software house che sempre, software house tutte che sono sempre state denigrate sia dal pubblico che dalla stampa. Cioè i giochi di Arkane Austin sono sempre stati denigrati, i giochi di Roundhouse Studios, Run 2 e The Quiet Man sono stati denigrati dell'ultimo periodo. Prey è scomparso anche, molti, solo a parte noi appassionati, nessuno sa dell'esistenza di Prey 2006 e di Iron Storm, cosa fosse Iron Storm all'epoca, di che cosa sto parlando. Così quindi Fallout 76, così tutte quelle robe là, Redfall, cioè stiamo parlando di studi che comunque io dovrei arrabbiarmi che hanno chiuso, che sono fan di tutti questi studi che hanno chiuso. Ma la gente che avete, voi che avete sempre denigrato queste produzioni, perché vi state scandalizzando? E poi non si scandalizzano che Ed Byrne di Bungie è stato licenziato? Per chi non lo sa, Ed Byrne, come cacchio si pronuncia, è il creatore di Mag Socom, tra i migliori giochi esclusivi PlayStation. E se avete le vecchie console, non le avete mai giocate, recuperateli. Mag, va bene, era un gioco online, quindi ora non potete più recuperarlo, però Mag era il Call of Duty killer, cioè Mag poteva competere con Call of Duty. Per l'appunto hanno assunto questo qua all'interno di Bungie, nonché ha sviluppato anche Destiny, per l'appunto, Ed Byrne. Ora l'hanno licenziato, nessuno si è lamentato di sta cosa, nessuno si è messo a piangere per Ed Byrne che se n'è andato e ha dovuto fondare il suo studio indipendente, che io seguirò, ci farò una news e lo continuerò a seguire, perché lui ci avrà il titolo della Madonna che Sony si starà perdendo e si mangerà le mani, scommetto. Questa è un'altra delle mie predizioni, dai, questa la butto a caso, questa è la mia speculazione pura, perché io sono fan di Ed Byrne, mi è sempre piaciuto il suo lavoro, quindi l'ho sempre apprezzato. Quindi Ed Byrne farà un ottimo gioco e Sony rimpiangerà di averlo licenziato. Perché è stato licenziato Bungie? Vabbè, diciamo Bungie. Però per l'appunto lì Bethesda, vabbè, non si parla di Bethesda ma si parla di Microsoft, ovviamente, quando dico licenziato. Ma anche di là non se n'è parlato. Non si è parlato nemmeno di Riot Forge, che ha chiuso. Ha chiuso Riot Forge, che era un publisher che stava mettendo sotto di sé i più grandi developer indipendenti che hanno fatto prodotti di qualità come i Tequila Works, come gli autori di Moonlighter e tanti altri titoli che ora non mi ricordo. Cioè, ha chiuso pure quello e non ho visto gente indignata per la chiusura di questo publisher che ha messo tanti studi a cascata in crisi, studi indipendenti validissimi in crisi. Non ho sentito parlare, sentiamo sempre la solita cosa, che quando fa qualcosa di male Microsoft, qui capito, devo passare io per Boxaro, che a me Microsoft mi fa pure schifo, cioè se potessi utilizzerei solo Linux, io non vorrei avere niente a che fare con Microsoft, quindi cioè, ma di che stiamo a parlare? Cioè, che a me mi si dà del Boxaro, io semplicemente analizzo la realtà dei fatti, che stanno tutti messi ai piedi di Cristo, malissimo, Embracer sta svendendo tutte le robe che aveva acquisito nel corso del tempo. Stanno messi tutti male, non è che solo Microsoft ha fatto il danno, l'hanno fatto tutti e tutti stanno licenziando in quantitativo. Per assurdo, questa roba che sta facendo scalpore di Microsoft è una stronzata, è meno importante dei 1900 licenziamenti che sono successi, seppur le dinamiche sono uguali, perché non sono stati tolti di mezzo i creativi. Sono stati tolti di mezzo tutti quei ruoli che non servono a niente, i community manager, i PR, i tester, sì, per carità servono, ma ce li ha Microsoft sulla sede centrale, sono dei ruoli duplicati, che come sappiamo in una fusione purtroppo vanno a scomparire, anche perché erano studi comunque piccolini ormai,
Tanto che Roundhouse Studio è stato pure assorbito, non so, è stato chiuso e assorbito. Molti di quei dipendenti, gli studi chiusi, non sono stati licenziati, sono stati assorbiti. I licenziamenti sono pure bassi a sto giro, cioè non sono i 1900 di tempo fa che potevano far scalpore. E poi come ho detto, ovunque sta succedendo ciò, perché il mercato dei videogiochi, nonostante sia cresciuto tantissimo, è in recessione, perché i costi di sviluppo si sono alzati, si sta ancora trovando un modello di business. E questa è un'altra cosa che dovete tenere a mente. Ehi, tu che mi stai guardando? Ehi, tu che mi stai guardando? Ho dimenticato cosa devo dire. Di che stavo parlando, aiuto? Vabbè, dai, poi ritorno. La gente ha il vizio. La gente ha il vizio di collegare lo studio i giochi. Non le persone dietro Tango, Naughty Dog e Japan Studio. Ma bravo. Bravo. Ma infatti, cioè, Naughty Dog è Rubin, Gavin e Straley. Io sto seguendo lo studio di Straley. Appena pubblica qualcosa Straley, io ci faccio la news, sto lì, Wildflowers dovrebbe chiamarsi lo studio. Io sto pronto a vedere che cosa pubblicherà, perché ho piena fiducia di Straley. Dopo i Jack and Dexter, Uncharted di The Last of Us, è il primo The Last of Us, io ho piena fiducia di lui. Al contrario di un Drakman. Ancora Bungie nega l'utilizzo di Destiny 2 su Linux. Infatti io però solo per quello sto boicottando Destiny 2 purtroppo, anche perché veramente Bungie è un peccato che è uno studio potutamente bravo, ma cacchio, veramente fa delle cazzate che proprio ti fa in modo che non ti appassioni al loro studio. Oh, non mi ricordo più che cosa stavo dicendo prima, che mi ero bloccato, dovevo dire aiuto, lusso di coscienza, che mi dimentico, vabbè. Si parlava degli studi chiusi Microsoft, di tutte le chiusure che in questo mercato sono state chiuse, vediamo, fammi ricordare. Ricordami Michael in chat, vediamo se che stavo parlando, perché questa cosa ci tenevo a dirla, che mi ero fermato, mannaggia. Quando ho detto ascoltami, ho un vuoto totale. Non mi ricordo più, vabbè. Aspetta, vediamo se sfogliando un po' il sito mi ricordo qualcosa. Vediamo se sfogliando qualcosa del sito mi viene in mente cosa volevo raccontare. Era una cosa inerente. Non mi ricordo. Ho rimorso, perso totalmente il ricordo di quello che dovevo dire. Annaggia. Vuoto totale. Fatemi pensare. Portami, stavo dicendo ascoltami. Non mi ricordo. Era così la live. Non di sfogare, mi sono sfogato abbastanza. Volevo dare una predizione, volevo fare una cosa di impatto per ricordare una cosa, ma non me lo ricordo più. Ah, per esempio un altro titolo mo che sto leggendo sul foglio. Project Denitz abbiamo trattato sul sito. Project Denitz anche. Un altro titolo che stiamo seguendo.
Per esempio, qui dentro abbiamo ripetuto più volte che probabilmente prossimamente From Software vi dirà che rifarà Tenchu. Io ne sparo tante. Probabilmente non le attaccherò manco uno, però ad oggi tutte le cose che ho sparato, anche le cose ridicole... adesso ci facciamo quattro risate. Le cose ridicole che ho sparato, queste le ho sparate apposta. Allora, sono queste cose che ci credo, perché le informazioni che ho, anche attraverso degli insider, comunque... bah, degli amici che ci lavorano, quindi mi girano cose che poi anche loro non è detto che sia vero. Ma però vi faccio vedere, vi faccio dire, queste sono proprio delle troiate che ho sparato a caso, cioè in satira, sono delle cose proprio senza senso, ridicole, ok? Dove sta? Ah vabbè, c'è questo articolo infatti. Cioè, in altri articoli fanno satira ma siamo più bravi degli analisti, cioè. Io praticamente l'altra volta poi stavo facendo che ho inventato una notizia folle. Questo articolo, vabbè, fa un recap di tutte le cose senza senso. Io mi stavo inventando una notizia che avrebbe avuto un aumento di costo PlayStation 5, che per me veramente era follia più totale, che un console, invece l'hanno aumentato di prezzo. Poi mi ero inventato che PlayStation 5 abbiamo ipotizzato un prezzo di 700 euro al lancio. In verità ci siamo sbagliati, però ci siamo andati vicini pure sul costo surreale. Poi The Last of Us sarebbe uscito per PC. Questo in parte era vero perché lì ho messo degli screen, però pure quello era surreale. PS5 non ha titoli al lancio, avrebbe avuto la retrocompatibilità, altra cosa senza senso, invece è esistita. Poi c'era quest'altra news che praticamente sarebbe arrivato lo staff cinese, cioè lo staff giapponese, sarebbe arrivati tipo i giapponesi a prelevare Jim Ryan, cacciarlo e a prendere possesso di Sony. Vabbè, lui, qui ci eravamo divertiti a pensare a Action di Grosso Guaio Chinatown, però essenzialmente è successo davvero così. Hanno cacciato a calcio in culo Jim Ryan e si sono messi loro i dirigenti giapponesi, cioè l'avevamo inventata. Rimane solo questo: Konami, grazie al successo delle Pachinko, acquisisce Sony. Se ci prendo anche là, guarda, sarebbe surreale. Tutto questo non mi sono ricordato cosa io dovevo raccontarvi, vabbè. Ah, eccolo, questa era la news di cui volevo parlarvi. Ecco, faccio questo discorso e chiudo la live, perché questo discorso che mi preparo a fare è proprio fa capire come il mercato è cambiato. Voglio chiudere con questo. Così fate i vostri pensieri e magari commentate se qualche folle sta vedendo questo live riuploadato su YouTube, mi scrivesse il suo commento, che ragioniamo insieme su quello che sto per dire. Ehi tu, parlo con te. Ma lo sai che nel 2024... i free to play fanno guadagnare molto più del Game Pass. Il Game Pass nell'ultimo anno non è cresciuto per niente, non ha fatto fare nuovi guadagni a Microsoft. Ma sapete la cosa peggiore? Che i giochi single player, quei famosi single player narrativi, non li compra più nessuno. I videogiochi single player non li compra più nessuno e soprattutto i AAA non fanno più guadagnare le aziende. Anzi, vi dico ancora di più, se un videogioco AAA esce in esclusiva, sarà sicuramente un fallimento. Tenetelo a mente. Free to play fanno fare un fracco di soldi,
Game Pass fa guadagnare, ma moderatamente, Microsoft, i single player AAA che puoi comprare non fanno guadagnare nessuno. Sono tutti flop. E le esclusive, se lo fai esclusiva, stai condannando il tuo videogioco a morte. Questo era. È uscito da un report attuale, gli ultimi cose fiscali, è uscito questo, cioè mettendo Square Enix, Microsoft, tutte le robe della fiscalità che comunque sono pubbliche. Giornalisti del cazzo, che siete voi che fate il gradassi, che fate il io guadagno i soldi dicendo stronzate, facendo le marchette, guadagno i soldi e voi state a morire di fame e l'hanno guadagnato un cazzo e peccate il pubblico di merda. Non me ne frega un cacchio, cioè, tu che mi stai guardando appartiene al pubblico di merda per quanto concerne Serino. Tu sei uno di merda. Però la verità è questa. Noi ci siamo spulciati. Io ho usato comunque come reference Shrier, però tutti noi qua dentro, quando stanno, ora stanno pubblicando tutti i documenti fiscali, PDF dove stanno tutti i cazzi come sono andate le aziende. Li stiamo guardando e facciamo le nostre informazioni. Come abbiamo detto, Square Enix probabilmente sarebbe andata a gamba all'aria, è andata a gamba all'aria. Abbiamo parlato di tante cose. Noi facciamo divulgazione perché ci informiamo, usiamo le fonti. Quindi è questo discorso che avevo fatto ora, che per molti sembrerà follia. Come il Game Pass non fa guadagnare, che schifo. Free to play, ma si guadagna un botto. I giochi esclusivi non servono a niente, servono solo a far fallire le aziende. Lo esce dai reports e voi giornalisti andavate a scartavetrarvi quei cavoli di report di fine anno fiscale, scoprirete queste belle cose e potreste divulgarle. Poi, ovvero, anch'io amo i single player, mi piacerebbe ancora comprare il disco, ma purtroppo la realtà dei fatti, il mondo dei videogiochi è cambiato e voi se dovete dare un'informazione dovete darla così com'è, è la verità, è solo questa. Brutta, potrà dispiacere al vostro pubblico che clicca, che vuole essere confermati i propri bias, però la realtà dei fatti è questa. Free to play fanno guadagnare un po' di soldi. Il Game Pass, pure quello è un mezzo fallimento, però almeno fa guadagnare. Invece tutto il resto che voi narrate che dovrebbe funzionare, le console si comprano per le esclusive di qua, le esclusive danno importanza, Serino ci ho fatto pure uno short, diceva le esclusive danno importanza al videogioco, no, manco per il cazzo, condanna, se fai esclusiva condanni a morte, quello che è uscito dai report, se spulciavate i report, invece loro stanno aspettando che se ne esce tizio pasticcio su Reddit che gli dice sta cosa, loro non sono capaci a leggere due numeri matematici all'interno di questi documenti PDF che sono pubblici. No, aspettano il tizio ciccio pasticcio console war influencer che fa console war che gli dice la sua loro informazione e gliela deve dire nel modo corretto che gli possa servire per fomentare la console war. Basta, mi sono alterato abbastanza, sono le 11:30. Lasciatemi un commento se la state vedendo riuploadata su YouTube. Ovviamente vi ricordo che noi siamo in live ogni lunedì alle 10:30 su Twitch. E ci vedete ovviamente. Ovviamente probabilmente comincerò a fare anche delle live su TikTok e YouTube prossimamente nella modalità verticale, quindi mi raccomando iscrivetevi, followateci e attivate la campanella. E Nintendo è l'unica azienda che continuerà con il single player e la retrocompatibilità, è l'unica azienda che se lo può ancora permettere, che i suoi bilanci dimostrano che cazzo. Cioè, tutti i discorsi che fanno per PlayStation, questi buon temponi, dovrebbero farlo per Nintendo. Se mi dicono che Nintendo, parlando di Nintendo, io sono d'accordo. Nintendo è ancora un'azienda che funziona ancora così. Non sappiamo per quanto tempo durerà, però ad oggi funziona ancora così. Nintendo è ancora vecchia scuola, quindi
Per Nintendo lo potete fare sto discorso. E la cosa che mi dà fastidio, che lo ripeterò sempre, Nintendo non è un mercato a parte. Perché sulla console Nintendo girano comunque dei videogiochi. E quei videogiochi che girano su Nintendo esistono per Xbox e per Steam. Fisso. Probabilmente molti giochi non arrivano su PlayStation. Ma non è perché non arrivano su PlayStation che fa Nintendo un mercato a parte. È PlayStation che non si sa per quale motivo sta avendo questa defiance in questo periodo storico. Big City Kitty Life non esiste la versione PlayStation. Di Palworld non esiste la versione PlayStation. Del gioco Hyper Church che vi porterò il 30 maggio non esiste la versione PlayStation. Tanti titoli non stanno uscendo, solo la versione PlayStation non sta uscendo. Quindi non è perché non esiste la versione PlayStation che Switch fa un mercato a parte. I giochi Switch esistono sia su Steam che Xbox e sono identici, quindi sta nello stesso mercato dei videogiochi Nintendo Switch. Ed è ancora l'unica azienda che si può permettere il lusso delle esclusive e di vendere i giochi ancora fisici. È l'unica che se lo può permettere questo lusso. Non si sa per quanto durerà. Ciao e alla prossima!